This is Magik. Stessi contro il canestro. Cosa significa? Che Damian deve tirare e segnare per guadagnare ogni canestro che lui fa un punto. Se lui sbaglia è il canestro che guadagna due punti. Il primo che arriva a 12 punti vince. Inizieremo, vedete, sul lato destro al canestro ed è obbligatorio utilizzare il tabellone o il muro se voi siete in casa. Dopodiché facciamo la seconda partita. Si sposta in mezzo ed è uguale. Dobbiamo usare il tabellone e la gara funziona come prima. Un punto se segno, due punti al canestro se sbaglio. Ultima, ci spostiamo a sinistra e questa volta vedete che anche se non siete mancini, di provare a usare la mano sinistra. Quindi la mano destra la mettiamo dietro al corpo e la gara va con un punto se segna, due punti al canestro se sbaglio. This is Magik.